Nonostante l'oscillazione del prezzo del metallo e lo scenario internazionale, che indubbiamente non è semplice, il distretto Orafo-Aretino comunque tiene e si conferma il principale per numero di occupati, ma anche per dati che riguardano l'export non solo in Italia ma anche in Europa. Questo emerge dall'edizione autunnale di Gold Italy in corso ad Arezzo Fiere e Congressi. La criticità più importante quest'anno è stato anche il prezzo dell'oro. Quindi questa oscillazione forte del prezzo dell'oro crea proprio tantissima instabilità e tantissimi problemi all'interno delle aziende, perché chiaramente se tu chiudi il venerdì a 42,9 e poi riapri il lunedì che è a 43,9 o 44, quindi un euro o più di un euro fa veramente tanta differenza. Dal 1980, che fu l'anno della prima edizione, 370 imprese orafe iscritte in Camera di Commercio, siamo arrivati al 2019 con 1200 imprese iscritte, un periodo, questi 40 anni, in cui il settore è cambiato in maniera radicale. Siamo passati dal catename al gioiello unico, creativo ed innovativo. Arezzo ha saputo conquistarsi fette importanti di mercati nel mondo all'insegna del gioiello contaminato con la moda. Ovviamente brillano gli occhi, no, ad osservare queste vetrine. Qual è il mood, insomma, della prossima tendenza? Per l'autunno la parola d'ordine è chain reaction, quindi la catena revisionata e rivista in tutte le sue declinazioni, sempre oro giallo, argento, però anche galvaniche colorate e audaci. 200 i buyers che arrivano da tutto il mondo grazie ad un'innovativa piattaforma digitale di business matching. È stato possibile già realizzare un'agenda virtuale per organizzare incontri mirati. L'Italia è uno dei migliori paesi per le produzioni di oro ed argento. Arezzo è tra le città più famose, per questo sono qua.